Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Guayun, come potete vedere, siamo nella web app. Sì, perché da ieri è possibile accedere alla web app di Foot 23, ragazzi. Naturalmente qui si andrà a vedere l'Ultimate Team. Io vi ho detto che l'Ultimate Team molto probabilmente non lo porterò, però Guayun, c'è tanto hype, io ho tanto hype per questo FIFA, sono sincero, è il primo forse vero FIFA di next gen di PlayStation 5 e Xbox naturalmente, o PC, vabbè, ma il PC è sempre stato più avanti delle console, diciamoci la verità. Quindi Wagyu, tuffiamoci a bomba in questo FIFA 23, perché sono sincero, siccome io ho il club dal 2015 e cara EA, me lo fai qualche regalino di darmi qualche pacchettino? Ecco, me lo auguro. Quindi andiamo a vedere un pochino questa web app. Intanto avvia la web app, vediamo cosa ci chiederà. Di sicuro ci chiederà l'indirizzo email. No, invece no, perché già l'ho messo prima, quindi non ci chiederà più nessuno. Invece no, ce lo chiede. Andiamo a vedere. Io tutto in live, tutto in live, lo sapete, qui non si taglia niente. Poi naturalmente se si dovrà mettere la password, toccherà fare il taglio. Che dici, ce la facciamo, caro Vini? Eccoci qua, bentornato a Nappi The Best 1926. Se siete su PlayStation mi potete tramandare tranquillamente la richiesta di amicizia, ragazzi. Nappi The Best 1926, inizia, crea il tuo Ultimate Team scegliendo la tua rosa iniziale. Inizia, Wayu. Scegli il tuo pacchetto iniziale, seleziona una nazione su cui basare la tua prima rosa foot. La tua rosa sarà composta in prevalenza da giocatori provenienti dal paese scelto. Benissimo, quindi se noi scegliamo Italia usciranno giocatori italiani, se noi... Allora, io opterei, sono sincero, visto che avevano grande mercato, ce la costruivi bene la Premier League attorno ai giocatori inglesi, quindi io andrei sull'Inghilterra. Andiamo a vedere. Allora, questa ragazzi è la nostra? No, non è la nostra. Scambio un giocatore in prestito con valutazione elevata. Ah vabbè, devo scambiare lui? No, non ho capito. Vabbè, cambia attaccante. Sì, vabbè, cambiamo lui naturalmente. Allora, Volland, Jimenez, André Silva, Morata, Martial. Prendiamoci Martial, tanto sono prestiti ragazzi, quindi non è che ci dà qualcosa. Prosegui, ci mandiamo Martial. Ok, le divise, Bayern Monaco, Galatasaray. Qui si va di Galatasaray, del buon Ciro Mertens. Seconda maglia, Arsenal, New York City, Preston, il Milan è uscito. Playmore, Red Bull Lipsia. E andiamo su New York, quella un pochino più bellina, diciamo, oppure Salisburgo. Il Lipsia, scusate, vai su Lipsia, vai. Allora, scegli. È uscito il Toronto, proseguiamo con il Toronto naturalmente. Allora, Club Foot 23 completato. Inghilterra, Martial, le divise e gioca a foot. Andiamo, buttiamoci proprio a capofitto. Come ringraziarti per aver giocato a Foot 22? Lo scorso anno abbiamo assegnato questi oggetti al tour club. 4 pacchetti giocatori rari, oro 80 più, poi un ambasciatore Foot in prestito, un pacchetto iniziale stadio, Foot Boost, cosa sarebbe questo? Scusami un attimo, Scambia coin, Boost, ok, va benissimo. Soldi ne abbiamo? Fammi vedere una cosa. No, tutto a zero, quindi è come gli anni passati, si riazzera tutto. Negozio, aspetta, voglio andare su inizio. Un oggetto rimasto, oggetti non assegnati. Scelta giocatore, riscatto oggetto, scelta giocatore. Vediamo un po' chi ci esce. Allora, Vinicius, Son e Davis. Io opterei naturalmente per una Premier League, quindi andrei su Son. Come detto, sono giocatori in prestito, Wayu, quindi non è che siano fondamentali naturalmente, perché sono giocatori in prestito, però noi ci vogliamo a pigliare. Biografia, invia al mio club, conserva tutto, fai conserva tutto. Spero e mi auguro che i pacchetti che ci danno siano scambiabili, perché se sono scambiabili, ragazzi, possiamo iniziare a vendere e fare qualche soldo per creare la nostra rosa. Allora, iniziamo con, vabbè, il pacchetto stadio, anche se non l'apriamo noi, non ci interessa.
andiamo con il primo pacchetto di Ultimate Team, ragazzi. Questo pacchetto contiene solo giocatori ideali per creare i tuoi Ultimate Team. Include 12 giocatori oro, di cui uno raro con totale 80 più garantito. Andiamo. Andiamo? Oh, che facciamo? Lo apriamo questo pacchetto o... Oh, porco 2, vai giù. Porco 2, un 89? Signori, qui ci andiamo a creare subito. Fermi, confronta prezzo. Porco 2, vai giù. No, 10.000 crediti, non 100.000. 10.000, 10.000. Però non ci sono offerte. Non ci sono offerte su Kimmich. Va benissimo così. Sules, Di Marco, Provedel. Ok, Wagyu non è malvagio come pacchetto. Kumbulla non è malvagio perché abbiamo trovato Kimmich. Quindi non è malvagio. Andiamoci a conservare tutto, poi mi andrò a vedere i vari trasferimenti, perché Wagyu bisogna fare il calciomercato qui su, bisogna fare la compravendita. Non so se sapete come funziona la compravendita, però Wagyu è molto importante, ha proprio all'inizio. Andiamo, secondo pacchetto, Rashford, ottimo, ottimo Rashford, Wagyu, ottimo. Per la Premier League nostra è ottimo Rashford. Metti sul mercato? No, aspetta. Confronta... No, aspetta un attimo. Un attimo. Allora, metti sul mercato, invia, confronta prezzo. Rashford è intorno ai 16 milioni, 11 milioni. Cioè, voglio, ci possiamo veramente fare già una squadrona? 16 milioni. Ok, non ci sono offerte sui 16 milioni. Poi chi ci abbiamo? Oet... Ok. Questo mi... Però si è uscito Rashford, quindi buonissimo perché si è uscito Rashford, conserviamo tutto. Come detto, poi naturalmente ci andiamo a vedere tutto quello che ci dobbiamo vedere. Allora, apri il secondo pacchetto, Toloi, ok, prima merda, diciamoci la verità. Xhaka, Xhaka, forse qualcosa potrebbe valere Xhaka. Poi, tutta roba non male, vabbè, c'è Toloi per una Serie A. Per iniziare la Serie A non è male. Andiamo a vedere. Scusatemi il raffreddore, Wagyu. Allora, riscatta il tuo pacchetto. Ultimo pacchetto. Ma, Partey. Ma, ragazzi, non ci sono usciti brutti giocatori, sono sincero. Burak Yılmaz e il Shaarawy, ottimo, bel buggatone. Si spera sia ancora buggatone. João Victor. Oh, va bene, ragazzi, non... Confronta prezzo 11.000, 11.000, stanno tutto là comunque, cioè i prezzi sono sempre quelli, sono sempre quelli i prezzi, ma va bene così, a me mi va benissimo, conserva tutto. Allora, negozio l'ultimo pacchetto, che è quello lì dello stadio, quello lì che conta di meno secondo me, il pacchetto stadio. Vabbè, terza divisa dell'Arsenal, le possiamo scartare. Ajax, attivabile avanzando nello stadio futto attuale, attivabile, possiamo scartare tutto. 3.000 crediti per cosa, scusami? Ah, perché ci sono roba, 3.000 crediti, scarta tutto. Ok, scarto tutto. Allora, queste sono le SCR base 1, un pacchetto due giocatori non scambiabile, non ci interessa. Trasferimenti, allora, cerca il mercato, a noi ci è uscito Rashford. Marcus Rashford, eccolo qui. Allora, minimo compra ora, massimo compra ora, minimo compra ora, il massimo che bisogna mettere 10.000? 10.000, no, ho messo 1.000, naturalmente a 1.000 non me lo trova. Mi vai giù per piacere, amico mio, mi vai giù, ok, 10.000, scusate, mi ho messo uno zero in meno. 10.000, ok, circa, a 10.000 non c'è niente. Ora, o perché è poco 10.000, andiamo su 13.000, niente, ancora niente. Ma è Rashford, sì. Ma io, a quanto me lo date il compra ora di Rashford, scusatemi, 20.000, niente. Scusami un attimo, a quanto cavolo è venduto Rashford? Vai sui 20, 20.000, circa. Ok,
siamo sui 17.000 crediti. Minimo compra ora, 17.000 crediti. 17, portiamoci a 15.000. Circa 15.000 non trova niente. Ora vi sto facendo vedere un attimo il cosa vi dicevo io sul fatto di vendere giocatori, perché ora se non sbaglio abbiamo 3.500. Sui 16.000 ancora niente, non si vende sui 16.000. Cioè, oddio, lo metti sui 16.000, lo vendi subito all'istante. 16.200, niente. 16.750, niente. E a 17.000 entro quanto lo vendi? Ma sui 17.000 non lo venderai mai. Cioè, forse domani. Forse domani, eh. Comunque, tenete presente, io sto registrando. Non so se si vedrà nel coso quando registro. Comunque è mezzanotte e 45, ecco. Allora, chi avevamo trovato? Kimmich? Kimmich. Kimmich a quanto sarà venduto? 17.000? 16.000, sui 16.000 Kimmich. 16.000, ok. Quindi se io lo vorrei vendere subito, che sarebbero da vendere subito, questa è la tattica un pochino del per iniziare, no? Ti fai la compravendita, 16.000, vai sui 15.000. Ok, sui 15.000, 11.000 entro 3 minuti. Quindi c'ha pochissimo mercato Kimmich. Pensavo qualcosina di più. Comunque, andiamo a vedere un attimo la rosa. Vabbè, 4-4-2, questo è giusto per farvi vedere. Allora, queste sono le nuove intese. Allora, prossima soglia 3 per punti attuali. I giocatori possono avere fino a 3 punti intesa. Aggiungi giocatori dello stesso paese, regione, campionato, club per aumentare la loro intesa. Non è necessario schierare i giocatori l'uno accanto all'altro per aumentare l'intesa. Nel ruolo giusto contribuisce, fuori ruolo non contribuisce, non in rosa non contribuisce. Rituale completa. Benissimo, vai you. Bene, questa è la nuova intesa che loro hanno studiato. Quindi poi staremo a vedere. Comunque, vai you. Questa era per farvi capire. E abbiamo sculato al primo pacchetto, sono sincero. Oh, c'è già la squadra della settimana. Fammi vedere un po' la squadra della settimana. Vedi? Anteprima oro, pacchetto oro. Andiamoci a fare questa anteprima del pacchetto oro. Ah, non è uscito niente, quindi è inutile riscattare il coso. Aiù. Pacchetti classici. Anteprima vista. Ok, già l'abbiamo visto, quindi questo lo possiamo aprire fra 24 ore, quindi domani notte. Pacchetto bronzo. Allora, ma io vorrei vedere la cosa, però perché non me la fai vedere? Squadra della settimana, nuova squadra disponibile. Non ce la fa vedere, voglio la squadra della settimana, non so come mai. Ok, giocatori, sfida creazione rosa. Vorrei vedere la miglior all'intesa, vabbè, non ci interessa. Ce lo fai vedere? No, non ce la fa vedere la squadra della settimana. Comunque c'è Immobile, De Bruyne, Son. Vabbè, Son ha fatto la tripletta, era normale. Competizioni, FIFA Global, Series, Pro Club. Quindi ragazzi, questo era stagione 1, Powered by Football 49, non ricordo. Beh, ok, quindi queste sono bene o male le stesse cose. Quindi ragazzi, questo era un'anteprima di Foot Ultimate Team. Abbiamo sculato, sì, perché abbiamo trovato sia Kimmich che Rashford. Quindi Wagyu, che dire? Io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926 se ancora non l'avete fatto. E Wagyu, ci vediamo in un prossimo video di FIFA Ultimate Team, carriera allenatore. Mo' vediamo un pochino. Sempre e comunque forza Napoli, da vostro Neapolis 1926. Ciao Wagyu.